Buongiorno, benvenuti a questa a questo assaggio di un libro, diciamo così, che non è neanche un assaggio di un libro, è l'assaggio di un'esperienza, l'assaggio di un pezzo di vita, è l'assaggio di qualcosa che ha cambiato qualcos'altro, lo andremo a scoprire. C'è però il libro, Baladin, la birra artigianale tutta colpa di Teo, il sottotitolo, ma che è anche il filo con questo racconto. A destra c'è Marco Drago, che ha scritto il libro insieme a Teo Musso, che è il protagonista. Non è vero, l'ha scritto solo lui. Se l'avessi scritto io, vi assicuro che sarebbe meglio non leggerlo. Okay, quindi ha tradotto, ok? E prefazione di Carlo Petrini e un appendice di Maurizio Maestrelli, che è qui alla mia sinistra. E io ho molto poco da dire, perché i protagonisti sono loro. Volevo solo raccontare due aneddoti. Uno più antico, di una serata che ho cercato di conquistare una ragazza che era fidanzata con un sommelier e si chiamava Nora, e quindi la mia ideona è stata quella di portarla a cena bevendo birra Nora. Si è sposata col sommelier però è stato lì di fatto che ho avuto la prima conoscenza reale con questa birra. La seconda invece, che è credo anche la chiave dell'incontro di oggi, è un'esperienza molto più recente, un'esperienza di una decina di giorni fa, quando nel mio girovagare, nell'Emilia post sisma, sono andato a incontrare gli amici di un birrificio artigianale. È una cooperativa sociale dove ci sono ragazzi disabili che lavorano e producono birra. E quando a Stefano, che è un ragazzo con la sindrome di Down, gli ho chiesto: ma che cos'è la birra artigianale? Cosa fate? E lui nel suo istinto mi ha risposto: quella come la Baladin. E lì ho capito cosa sono le Baladin. Sono ormai un termine di paragone. Sono la Nutella, sono le Superga, sono quella cosa che ti aprono a un mondo. A un mondo che non c'era, e un mondo che adesso c'è, ed è proprio grazie a Teo, alla sua storia, ai suoi collaboratori, al suo coraggio, alla sua visione, alla sua vocazione, alla sua follia, a tutto questo. E tutto questo è raccontato in maniera folle, disordinata, quindi assolutamente coerente col personaggio, da Marco, in questo bel libro. Marco, passo la palla a te, però, nel senso che io sono veramente quello dell'aneddoto, tu sei invece quello che ha tentato di tradurre una visione, un visionario. Come è andata? La raccolta del materiale è stata così caotica e ha seguito un po' i ritmi che sono tipici di Teo Musso, e cioè quelli di un uomo che ha parecchie cose da fare, perché comunque adesso come adesso il suo lavoro è veramente complesso, è difficile anche dire in due parole tutte le attività che segue continuamente Teo. E quindi succedeva che ci si vedesse due ore un giorno e due ore 15 giorni dopo e mezz'ora, no, magari tre ore, quattro ore e tre mesi dopo. Quindi alla lunga poi sono riuscito a raccogliere tutto ed eccoci qua. E che io, nella mia mentalità un po' così da Bujanin, da immobilista piemontese, quando uno mi dice c'ho un progetto, dico sì, vabbè, progetto, quindi se è in fase di progetto vuol dire che è una roba di cui poi si parla chissà fra quanto. Invece i suoi progetti nascono e vengono subito attuati, quindi è stato veramente difficile far stare tutto quello che doveva starci. In effetti in questo libro non c'è tutto quello che è il mondo di Teo, perché è impossibile racchiuderlo in un libro solo, ci vorrebbe qualcosa che si aggiornasse abbastanza spesso, direi una volta alla settimana. Io voglio dire solo ancora una cosa, poi facciamo parlare Teo. Volevo dire che la cosa che mi ha stupito, io Teo non l'avevo mai visto prima di cominciare a scrivere il libro. Conoscevo il suo nome, conoscevo anche le sue birre, però personalmente non avevo mai avuto occasione di conoscerlo. E adesso pensandoci ieri qual è la caratteristica che più mi ha colpito di lui, devo dire che ha lo stesso entusiasmo che avevo io quando avevo 20 anni, 22 anni, che avevo i miei progetti editoriali, li seguivo costi quel che costi,
dedicando tutto il tempo, anche sacrificando rapporti, sacrificando tutto quello che c'era per la mia mania, che era all'epoca quella di fare una rivista e di farla crescere, di farla diventare sempre più importante. Ecco, lui, nonostante io adesso ho qualche anno in più, quell'entusiasmo lì non so dove sia finito, proprio è già un ricordo del passato, proprio non c'è più niente che mi entusiasmi in quella maniera lì. Sono, come dire, un po' annoiato da tutto, un po' scazzato, eccetera. Lui invece è ancora uguale, identico a come ero io a 20 anni. Devo dire la verità che al primo incontro mi dice: ma perché devo scrivere un libro sulla tua vita? Che già all'inizio è stato bellissimo. E io gli ho detto: ma io non lo so. Alzo le mani, proprio io non lo so. Cioè, perché questa era un'idea nata da un incontro con uno che io conosco come Raff Valvola, che non so bene come si chiami. Raffaele Scelsi Valvola, okay, della Feltrinelli. Okay, no, perfetto, editor, che, sì, che era responsabile di della serie bianca di Feltrinelli, no? E niente, quindi da questo incontro nasce questa. Però la prima volta io effettivamente ho giustificato lui, perché io non capivo neanch'io perché si dovesse scrivere un libro sulla mia vita, no? E continuo a non capirlo tanto. Diciamo che andando avanti l'ho giustificato meglio, perché mi sono detto che poteva essere un bel messaggio, no? Per avvicinare, no, a quello che è un po' il mio obiettivo. Io sono tanti anni che lavoro, quasi 30 anni, no, per portare un linguaggio nuovo della birra, no? Cioè, la birra per me è un modo di dire cose, no? E quindi questo poteva essere uno strumento per avvicinare un pubblico che non era il pubblico che normalmente si avvicina al mondo della birra o di questa lettura nuova della birra. Quindi alla fine io sono contento. Cioè, sono contento di essermi fidanzato con lui per 2 anni e mezzo, adesso basta, no, basta. Cioè, adesso è l'ultima volta che lo sopporto, o quasi. Lui non è d'accordo, vuole continuare questa relazione. Una birrografia di fatto è questo libro, no? Perché è una bio, ma è anche la storia della birra artigianale. Leggendo il libro, io non lo conoscevo Teo come persona barra personaggio, perché c'è anche una mitologia che gira attorno a Teo Musso, perché così lo va a tentare di scoprire solo usando, che ne so, le vie di Google. Leggendo il libro, sei secondo me un bellissimo esempio di cervello in fuga che però è rimasto col corpo a casa sua. Perché la motivazione, la spinta è proprio quella, cioè di chi vuole evadere, di chi vuole andare via, di chi vuole rompere gli schemi, però rimanendo lì, che è il grande limite. Nel tuo caso è stata la grande forza, credo. Beh, io penso che la sfida più bella per me sia proprio quella di riuscire a costruire, era e lo è ancora oggi, no, il fatto di non muovermi da Piozzo. Piozzo è un paese di 900 abitanti dove io sono nato, io sono un figlio di viticoltori, quindi cioè, in mezzo alle langhe o praticamente in mezzo ai vigneti, quindi traditore di mio padre, traditore del mio territorio. Però in realtà sono legatissimo io al paese, no? E sono anche convintissimo del fatto che a oggi, no, quello che ti dà in più il vivere in un paese, no, che secondo me sono tante le cose che ti dà in più, possono essere sufficienti per riuscire a creare, creare delle cose che poi possono andare oltre, no? E questo, questo legame mio forte con il paese è sicuramente uno degli stimoli più forti che ho avuto per portare avanti tutta la mia rivoluzione, no? Perché penso che abbia un valore ancora diverso, no? Essere lì perso in mezzo al vino, no? E cambiare, cercare di cambiare l'approccio agli italiani alla birra. E non, onestamente, anche se a oggi ho anche diverse attività fuori dall'Italia, io vivrò tutta la mia vita a Piozzo e continuerò a stare a Piozzo, perché è dove sono nato e secondo me lì è. Marco, ma rileggendo il libro, cioè rileggendo la vita di Teo, qual è stata secondo te la chiave di svolta? Strategia, culo? Strategia o culo? In cosa ti riconosci di più? Beh, direi...
Prima culo. Okay. Prima culo. So che la domanda non è prettamente tecnica. No, ma ci sta. Cioè, secondo me, diciamo, la strategia, la prima parte di strategia è stata un istinto, no, proprio dato dal panico totale che avevo, perché nessuno capiva quello che stavo facendo, no? E quindi questa reazione proprio delle notti insonne e della prima parte della mia fase di produzione di birra ha fatto sì che ho creato, diciamo, chiamiamo una strategia, no, che è stata quella di portare il vino la birra vestita come un vino al mondo degli appassionati di vino, no? E però poi dopo la tempistica, no, del mio pensiero, il cadere nel momento giusto, quello è culo puro, cioè nel senso che io non è che potevo spostare, cioè, io ero lì in quel momento lì, nel momento probabilmente giusto, no? E con un po' di insistenza, no? Questi 5, 6, 7, 8 anni in cui ho predicato da solo, che servono comunque per portare avanti le cose, no? E alla fine il culo c'è stato in modo importante, là. Sì, il momento di cui parla lui, il momento giusto, direi che è il momento in cui comincia a crescere l'industria del ma non chiamiamola industria, tutto il movimento, ad esempio, che ha cominciato con il vino, i degustatori di vino, gli appassionati, slow food, la nascita di slow food, lo sviluppo della rete, del web in senso, la web interessato ai prodotti di qualità, e nel caso specifico di Teo si parla di un sito che c'era una volta, si chiamava esperia.com, che è stato il primo sito di e-commerce che aveva come oggetto cibo, vini, bevande di qualità, di piccoli produttori, di anche proprio contadini, che riuscivano clamorosamente di colpo a far conoscere prodotti che prima erano legati proprio per motivi evidenti a una piccola parte di territorio, farli diventare conosciuti in tutta Italia, volendo anche in tutto il mondo, perché come si sa, appunto, il web supera tutte le frontiere. Quindi una serie di concomitanze ha fatto sì che Teo, penso, abbia capito un po' come poteva infilarsi in questa serie di contingenze che erano favorevoli, e con grande anche tenacia e con la qualità soprattutto dei prodotti è riuscito a fare un gran botto, soprattutto, lo racconto nel libro, su internet. È stato uno dei primi, cioè il sito Esperia, poi ce lo racconta magari anche Maestrelli, che è più uno storico delle birre, io sono un neofita che si è trovato un po' a raccontare un mondo che non conosceva, però devo dire che da quello che ho capito io, i primi momenti in cui forse Teo ha pensato che poteva farcela e farcela veramente alla grande sono stati quando il sito esperia.com gli ha comunicato che la sua birra era il prodotto che aveva venduto di più in assoluto tra tutti i prodotti che presentava sul sito. Quindi credo che quando ti danno una notizia di questo genere, nel 2000 si era, insomma, le porte, cioè, ci si apre, l'immaginazione si apre, e penso che da lì ci sia stata una spinta, una grande fiducia a poi fare quello che è successo. Allora io direi una cosa, allora io penso che voi alla fine, se siete curiosi, il libro lo comprate, quindi penso che sia più interessante che vi do da bere, no, perché, no, ma sono serio, perché alla fine possiamo raccontare un pochettino di questo libro, però, no, per farvi venire il libro ve lo dà a Vinitaly poi no, sono serissimo, perché penso che il vero linguaggio di quello che il vero grande messaggio, no, che poi è riassunto attraverso questa storia, però in realtà è proprio il prodotto, no? Cioè il fatto di interpretare in un modo nuovo, dare delle sensazioni nuove. E tutte le difficoltà di questo percorso, che sono scritte bene, però in realtà non siamo qua a raccontare le difficoltà, anzi questo libro penso che debba essere un messaggio che vuole portare, no, questa energia che a oggi ci manca, no? Cioè il fatto di dire no, non ce la si può fare perché tutto va male, no? Invece non è vero, bisogna crederci, bisogna essere testoni, bisogna avere tanta fiducia, avere tanta volontà, no? E se uno è convinto di quello che sta facendo, secondo me arriva anche oggi, non è un problema, no? E quindi però ci vuole dietro tutto questo tutto, no? La creatività, l'immagine, la voglia di portare dei messaggi nuovi, ma il prodotto, quindi quello che vi faccio bere adesso.
Ma infatti, mentre distribuiamo i bicchieri, volevo chiedere proprio questo a Maurizio. Abbiamo parlato dell'immagine, della storia, del contenitore, della rivoluzione. Proprio dentro a quelle belle bottiglie cosa c'era? Perché è quello che ha fatto la differenza, no? Cosa c'è dentro le bottiglie? Ti potrei dire che c'è la persona che fa la birra stessa. Cioè il grande valore aggiunto della birra artigianale è che è sempre il frutto di un percorso di ricerca personale che va oltre l'assemblaggio degli ingredienti. Quindi nelle birre c'è veramente la possibilità di esprimere la propria creatività. Io credo che un tratto caratteriale dominante in Teo è questa irrequietezza che ha sempre il fatto di, che poi è sempre vuol dire coltivare un progetto dopo l'altro, e lui nelle birre esprime questo suo carattere, ma è un tratto comunque comune a quasi tutti i birrai artigiani, ed è il lato più bello, ed è il lato su cui si possono raccontare maggiormente le storie. Non è solo cereali, lupolo, lievito, acqua, ma è proprio la persona. Sì, ma sono d'accordissimo, perché in realtà la differenza vera che c'è tra, cioè, nel fatto di essere un artigiano, no? Cioè, è proprio quella di esprimere. Cioè, per me la birra è come se io parlassi, cioè un modo di parlare alla gente, no? Un modo di trasmettere quelle che sono le cose che ho dentro, no? In questo caso adesso ho deciso oggi che ve ne faccio bere due, no? Solo se svuotate perfettamente il bicchiere, che sono due cose molto 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 diverse una dall'altra. Questa è assieme a Super Valadin la prima birra artigianale italiana che è stata venduta sul mercato italiano, ed è stata fatta nel 97, no? Quando è nato mio figlio che ovviamente primo figlio io, cioè, non è che Soraya, che è la mia figlia che è nata 45 giorni fa, no? Non mi abbia dato delle forti emozioni, però il primo figlio mi ha dato delle emozioni veramente, diciamo, mal collocare, no? E quando sono uscito dalla sala parto, no, sono andato in quella che per voi non nome strano, no, che si chiama sala cottura, no, che è dove si fa il mosto della birra, no, per cercare di trasportare tutte le emozioni che io avevo vissuto nella nascita di mio figlio in un'interpretazione di gusto, no? E questo è così per tutte le birre che io faccio, che ho fatto, e che sono tante, perché sono, come dice giustamente Maurizio Maestrelli, un irrequieto, no? Sono una persona che non è capace a star ferma, no? E poi se sia un bene o un male, questo, cioè, lo direte voi. Ho fatto tanto casino, quindi tutto sto casino ha creato 500 aziende in Italia, quindi di cui che oltretutto stanno in questo momento anche in piedi, quindi mi sembra che tanto male non l'abbiamo fatto. E quindi cerco sempre, cioè, tutte le mie birre nascono da un'emozione, un momento un momento forte nella mia vita, no? Che poi cerco di tradurre in gusto. Oramai ho creato un meccanismo cerebrale, no? Per il quale per me le sensazioni corrispondono anche a una cosa che io sento in bocca, quindi però questa è una malattia personale, non è che dovete avere la stessa malattia. E questa è per me, oltre, cioè, racchiude un po' la sensazione forte che io ho avuto, che quando è nato mio figlio, no, che la mamma era ed è berbera, no? E quindi era proprio come una miscela dell'Italia con il Nord Africa, no? Quindi questo sunto del Mediterraneo che cercate di racchiudere dentro la sensazione di questa birra. E spero di esserci riuscito. Adesso, a voi bere. Non dategliene tanta, perché poi voglio fargli bere Xiao Yu, poi fanno fatica, poi sembra fatica, che la birra non sia buona, succedono tutti questi meccanismi strani e faccio una figura di cacca. Non va bene. Comunque, quello che volevo ancora dire, se leggete poi il libro vedrete questa figura di... volevo chiedere a Teo se si riconosceva nel ritratto che ho fatto di lui quando affermo che si tratta di un fissato. Cioè tu sei uno di quei fissati che tutti conosciamo, tutti abbiamo un amico fissato che si prende le sbandate per, che ne so, per la musica progressive anni 70 e ha tutta la collezione di tutti i dischi, oppure che ha la fissazione per qualcos'altro e va a finire in quel tunnel. E questi fissati normalmente non concludono niente nella vita, cioè
accumulano, diventano espertissimi di una materia, ma tutto quello rimane sterilmente dentro di loro e fa di loro semplicemente dei tipi un po' strani, magari informatissimi, però anche magari non tanto bravi nella vita pratica di tutti i giorni, proprio perché quella fissazione li ha un po' flashati. Teo invece è passato da una fissazione all'altra e ha trasformato l'ultima, o comunque una delle ultime fissazioni che gli ha colpito l'immaginazione, in tutta una vita, in una chiamiamola carriera, comunque in una avventura imprenditoriale che coinvolge non solo il fare la birra, perché spieghiamolo per chi non ha ben chiaro il concetto: il Baladin ormai è una parola che identifica un gusto che è anche architettonico, di arredamento, oltre che di gusto per il vestito delle birre, un gusto grafico e un gusto di comunicazione, ed è riconosciuto in tutto il mondo come assolutamente all'avanguardia e unico. Quindi diciamo che le varie fissazioni di Teo hanno trovato come per miracolo un ambiente, un modo di esprimersi, e ha creato tutto quello che ha creato. Lui ha creato, per dire, un concept, un format, per parlare in inglese. Non mi piace niente quella parola, proprio zero. Un format di locali, cioè i locali open, no, Baladin, no, sono locali, no, pensati e realizzati apposta per valorizzare la birra artigianale, in particolare la birra artigianale italiana, e ne ha aperti un po' dappertutto, continua ad aprirne. No. Vabbè. No, stavo pensando che ti manca che vengano trovate tracce di carne di cavallo nella birra e sei come l'IKEA, capito? Sei un passo da ma comunque no, volevo, questo scatta la rissa, scatta la rissa. sì dopo tutto... No, sicuramente sono un fissato, però sono un fissato, come giustamente diceva Maurizio, sono anche un irrequieto, quindi diciamo le mie fisse rimangono in un angolino del mio cervello, no? E passo a un'altra fissa e poi un'altra fissa, cioè sono un fissato schizzato, no? Ecco, mettiamo così. No, poi io dico sempre che la mia fortuna, no, è quella di essere sicuramente un creativo, no? Cioè uno che ha l'esigenza di fare cose nuove, tutte queste, cioè, però ho la fortuna di avere il dito mignolo del piede ancorato a terra, perché altrimenti sarei veramente un disastro. E... piace ai giornalisti, piace alla gente, la capisce subito, quindi voglio dire, pur se l'ha fatto forse in maniera naturale e inconsapevole all'inizio, adesso sicuramente questo rappresenta per lui un veicolo comodissimo e efficacissimo per farsi conoscere e per fare delle figate, cioè è quello che è forte di te. Sì, e effettivamente per me è proprio una visione di insieme delle cose. Cioè, ho cercato di portare avanti, cioè, ho portato avanti un casino di cose apparentemente slegate, no, che però in realtà hanno proprio, cioè, un'unione, perché è tutto qua. Cioè... E queste cose le hai scoperte leggendo il tuo libro, tra l'altro. No, io non l'ho mai letto. Ma quindi non è, cioè, è proprio inconsapevolezza totale. No, io non l'ho mai letto, l'ho rifiutato per principio. Ok, prendi le distanze da te stesso. Sì, no, non si può, beh, altrimenti poi vado in analisi, non va bene. No, non esageriamo. Oh, tra l'altro già abbiamo capito che hai fatto 2 anni di psicoterapia appunto a Marco. Cioè, l'ho migliorato molto, perché... Sì. E cosa stai aprendo nel frattempo? Cioè, perché con una mano bevi, con l'altra stai giocando. Cosa succede? Stavo preparandovi la seconda birra, che tiro fuori dal cestino, no? Perché così... No, aspetta. No, qui arriva la domanda banale di chi non conosce questo mondo. Perché mi è venuta la domanda leggendo birra da divano. Dove nasce l'idea di una birra? Cioè, nasce da un sapore che ti viene in testa? E nasce da una suggestione? Nasce da un errore? Sì, lo vedo molto disattento, perché l'ho appena spiegato, però non faccio finta di niente. No, proprio il sapore, cioè, voglio capire da dove nasce, cioè, l'idea. No, l'idea è sicuramente un'emozione forte, e poi dopo ho questa forma di meccanismo che mi sono messo in testa, che mi sono creato nel tempo, che collega proprio l'emozione al sapore. E, cioè, quello che vorrei farvi bere adesso, no, così andate via più allegri in questa fiera piuttosto movimentata, no?
quindi vi aiuta sicuramente il proseguo della giornata, questo sicuro, no? E questa birra che si chiama Xiaoyuno per me è stata una rivoluzione voluta proprio, no? Ho impiegato 7 anni per mettere a punto la ricetta di questa birra, no? Quindi denota proprio anche la mia testardaggine, no? Nel senso che ci sono determinate cose in cui vengono distinto e determinate cose cercate proprio, cioè proprio in modo veramente da testun, come si dice in piemontese, no? E io lo sono molto, non è che sono proprio, quando mi metto in testa una cosa insisto finché ci arrivo. E questa birra è, penso, una birra che vi fa capire, cioè io oggi ve l'ho portata, no? Proprio l'ho portata in borsa, sono entrato quasi trafugandola, no? Perché secondo me vi fa, cioè vorrei che usciste di qua, no? Indipendentemente dal fatto che comprate o non comprate il libro, che spero che comprate, no? E con un range molto molto più ampio di quello che avevate fino ad oggi, no? Su che cos'è la birra. No, perché alla fine, no, di tutta questa bella storia, a me quello che piacerebbe molto, no, è proprio cambiare la mentalità in modo radicale sull'approccio alla birra agli italiani, perché, ed è proprio una cosa che io ho in testa da 30 anni, no, 28 per l'esattezza, da quando ho aperto Baladén, no, che poi pian piano andando avanti ho portato e estremizzato il più possibile per riuscire in questo obiettivo. E questa è una delle birre che a me serve molto, no, proprio per far capire questo messaggio, perché se noi abbiamo l'abitudine di pensare la birra come tutti, no, bionda, amara, trasparente, gasata, no, e invece ci troviamo di fronte a una cosa che porta totalmente dall'altra parte, pur essendo fatta con gli stessi identici ingredienti, e effettivamente io penso che molto rapidamente la mente si apre, no? E dice di qua, cioè, dalla mia idea di bionda, amara, gasata, trasparente da servir fredda a quello che ho appena assaggiato, no? Lì in mezzo ci sta un mondo, no? Ed è secondo me un paletto importante, no? Un punto importante per immediatamente aprire la mente nei confronti del prodotto birra, che è quello che mi interessa, punto. Quindi vi faccio bere. Sì, no, io questa mi ricordo che l'ho fatta assaggiare a un pranzo di giornalisti espertissimi di vino, cucina e quant'altro, e ognuno doveva portare qualcosa da condividere, e io ho portato questa birra, no, forse non esattamente questa, no, no, la versione normale, che normale per modo di dire, lasciando tutti a stupefatti. Cioè è una birra didattica, ma è una birra che veramente ti apre le porte della percezione sulla birra. Come i Doors. E allo stesso tempo Me la servo io, perché nessuno è capace a servire, perché devo fare 20 porzioni con una bottiglia, quindi.